Siamo con Michele Fedrizzi, grande prestazione qui a Tuscania, prima amichevole, primo test match stagionale, vittoria per l'Emma Villa Siena e per Michele una soddisfazione aggiuntiva anche personale perché alla fine della partita sei stato votato come miglior giocatore del match. Allora, innanzitutto, quali sono le sensazioni di questa prima sfida? Sicuramente sensazioni positive perché abbiamo portato comunque a casa il risultato. Purtroppo non siamo riusciti a chiudere la partita in 3-7, cosa che era sicuramente la nostra portata. Diciamo, se possiamo usare un piccolo alibi, usiamo quello della stanchezza, visto che veniamo da una settimana di carico e quindi diciamo non siamo proprio nella forma perfetta, però sicuramente è una buona partita. Un ottimo avvio con i primi due set nei quali siete riusciti a giocare molto bene. Si dice sempre in periodi come questo che si sente la fatica della preparazione. È stato così secondo te? Sì, secondo me sì. In realtà la sentiamo noi la fatica come la sentono loro. Quindi in teoria in queste prime amichevoli si dovrebbe giocare a dame pari. Quindi non può essere usato troppo come alibi quello della stanchezza. Anche se personalmente un po' l'ho accusata. Ecco, a livello personale com'è andata questa partita? Dicevamo prima, sei stato votato come miglior giocatore, ottima prestazione, continuità di rendimento anche in tutti e cinque i set. Come ti senti fisicamente e come valuti questa tua prima prova? Sì, fisicamente appunto sono un po' calato, penso di essere partito un po' teso perché comunque è la prima amichevole ufficiale della stagione, quindi un po' di tensione c'è sempre. Mi sono sciolto poi, penso di aver fatto un discreto centro di partita, mentre poi verso la fine sono calato anch'io un po' come tutti quanti, e un po' troppi errori in battuta, un po' di imprecisione che ci hanno portato appunto fino al tie-break. Si è vista intensità comunque nel gioco di entrambe le squadre, è vero che è un test match amichevole precampionato, però nessuno voleva perdere e lo si è visto anche nel tie-break conclusivo. Che valutazioni fai della prestazione complessiva e collettiva della squadra? Sì, nessuno lo gioca ovviamente, anche se era un amichevole, nessuno entra in campo mai con la voglia di perdere, quindi anche se eravamo tutti quanti sfiniti al tie-break abbiamo dato, entrando le squadre, abbiamo dato tutto quello che avevamo. E una valutazione complessiva, come ho già detto, sicuramente positiva perché nonostante la stanchezza siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ora un'altra settimana di lavoro e fra 7 giorni esatti, sabato 9 settembre, queste due squadre tornano ad affrontarsi. In quella circostanza la partita sarà a Siena al Palaesta, sarà anche la prima occasione per i tifosi senesi di vedervi proprio in casa in un test amichevole. Cosa diciamo ai tifosi e come ti aspetti la prossima settimana di lavoro? Spero di calare un po' i carichi così da arrivare a sabato ancora più in forma di oggi, poter dare una gran soddisfazione ai nostri tifosi vincendo nuovamente l'amichevole.